Buongiorno cari amici di Piero da Saronno, la web TV del Saronnese. Raramente io mi presento in video, ma questa volta mi è capitata veramente grossa. In data 5 gennaio 2013 ho registrato il concerto dell'Epifania, organizzato da Sicilia Saronno. Dirigeva l'orchestra il maestro Marco Raimondi e i cantanti erano Maria Blasi e Pedro Carrillo. Ovviamente mi sono fatto firmare una liberatoria per la messa in onda del filmato su internet, sui vari canali di Piero da Saronno. Ho scelto di pubblicarlo su non sul canale tradizionale, ma bensì su YouTube. Ecco che cosa è capitato. Dopo 5 minuti che l'avevo caricato, in pratica è arrivata una nota di YouTube che dice: il tuo video potrebbe includere un brano di proprietà di una terza parte. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un brano in sottofondo eseguito da una persona. Ma che cavolo vuol dire sta roba qui, eseguito da una persona? C'era un'orchestra intera che suonava e mi sembrava una cosa un po' controsenso, cioè non è stata seguita. I dettagli dicono: casta diva, virgolette, norma. Composizione musicale gestita da UMPG Publishing. Che ho detto, ma chi è questa società? Vado a vedere, è una società americana che vende in pratica della musica. Ok, mi sono detto, ma io per quel che ne so, anzi sono certo, la musica è di un italiano, di un catanese, un certo Vincenzo Bellini, e che l'ha eseguita, in effetti mi ha rilasciato liberatoria. Ora mi è venuto un dubbio: avrei forse dovuto andare a Catania, dove abita normalmente, anzi abitava normalmente Vincenzo Bellini, oppure sul lago di Como. Sul lago di Como c'è una residenza di quando Bellini frequentava la Saronnese Giuditta Pasta. Però ho detto, ma andare fino a Catania è un po' lontano, e andare sul lago di Como certamente disturbo. Penso che il Bellini non se ne avrà male se pubblicherò parte della sua musica. Adesso, sempre da YouTube, mi dicono. Ho fatto ovviamente la contestazione a YouTube, e gli ho detto in effetti le cose che vi sto dicendo adesso. No, proprio non sono potuto andare ad incontrare il Vincenzo Bellini, questo è chiaro, ma per il resto ho raccolto tutte le firme. E loro rispondono: YouTube, la tua contestazione è in attesa di risposta, e la risposta sarà entro il 10 febbraio del 13. Va bene, io aspetto, la musica è pubblicata, è visibile, senza pubblicità, però c'è questa spada di Damocle che prima o poi mi capiterà, sulle spalle. Bah, sentite, io proprio non ce l'ho fatta a non dirvela. Siete buffo. Musica di un italiano che è morto ormai da oltre 70 anni, si fa per dire, eseguita da italiani che hanno rilasciato liberatoria, e il tutto viene contestato da un'azienda americana. Bah, vedremo un po'. Saluto.